Dunque, in questa lezione noi prenderemo in esame gli abiti. Sono stato fermo un po' di giorni perché ho patito un'influenza terribile. Vediamo se riesco ad arrivare alla fine di questa lezione, semmai interromperò al momento degli starnuti e della tosse per poi riprendere. Oltretutto, questa lezione è difficile. E lo è stata anche per me, perché vi assicuro, se io mi pongo nella posizione di spiegare, di dare un certo ordine ai pensieri, non posso io per primo non avere le idee chiare. Ora, questo è il piano, dal 49-54, no? Articolo fino al 114. A noi interessano però gli abiti e quindi prendiamo in esame la questione 49. Dopo gli atti e le passioni si devono considerare i principi degli atti umani. Primo, i principi intrinseci. I principi intrinseci sono le potenze e gli abiti, ma le potenze sono già state trattate nella prima parte e quindi dovete andarvele a vedere nella prima parte. Le potenze sono le facoltà, le nostre facoltà di azione. Perciò dobbiamo passare agli abiti, in generale, alle virtù, ai vizi. Sugli abiti in generale prenderemo in considerazione prima la natura, poi la sede, le cause e le distinzioni. Qui, in questa specifica questione, prendiamo in esame la natura. Il problema qual è? Il problema è che io devo fare una premessa molto complessa e per poterla fare mi sono rivolto a uno scritto del professore Enrico Berti. Voi mi direte perché? Perché il professore Enrico Berti è stato, purtroppo è mancato l'anno scorso, un professore di filosofia a Perugia, ma poi ha insegnato in moltissime università europee, legato alle accademie, insomma, andatevelo a vedere, Enrico Berti. E mi collego a lui anche perché molto spesso c'è qualche macaco che mi chiede: ma chi credi di essere tu? Chi è questo Panzeca Vincenzo? Io credo di essere nessuno. Sono un povero insegnante che non ha assolutamente l'intenzione di puntare alla notorietà, ma semplicemente di divulgare le cose che veramente sono state le più belle nella nostra poesia, nella nostra teologia, nella filosofia, nella ricchezza, della vera matematica, non quella che vuole parlare di tutto e di tutti, della geometria, in modo particolare, proprio per questa ragione della didattica, insistendo sempre sulla necessità di un metodo. Quindi io mi rifaccio a questo professore, che oltretutto era, specializzato nella filosofia aristotelica, in modo tale da avere dietro le spalle un'autorità, altrimenti chi sono io? Mi ha chiesto già qualcheduno, dei soliti ignoranti, naturalmente, le persone intelligenti queste domande non le pongono ed è evidente che questi interventi non li troverete perché li cancello, perché chi manca di rispetto al prossimo non è degno di entrare nel mio sito. Noi abbiamo dei problemi sulle categorie. Sulle categorie, io vorrei anche arrivare al dunque di tutto questo. Quando il professor Berti dice: in conclusione si può forse dire che le categorie di Aristotele a qualcosa ancora servono, e vedremo che cosa. O comunque non sono solo oggetto di battute umoristiche, come penso di Freddi. O di Freddi, classico professore di matematica, per cui esiste solo la matematica e tutto si risolve con la matematica. Lui fa 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, la radice di 16 fa 4 e
sa parlare solo di questo, oppure straparla di argomenti che non conosce. In modo particolare straparla quando vuole interpretare il pensiero biblico, perché non sa fare analisi contestuale, né storica, né teologica, né filosofica, zero su tutto. E però, come tanti opinionisti di oggi, ha successo. Guardate che io non invidio questo successo, perché se io avessi successo percorrendo questa strada mi vergognerei. Vedete che anche questo professore di filosofia mette un freno alle battute di Odifreddi, che di filosofia ha capito ben poco. E purtroppo se uno non capisce nulla di filosofia, come purtroppo anche il professor Barbero, che si chiede a che cosa possa servire la filosofia, ma forse qualche cosa serve, poi conclude, io rimango esterrefatto, perché un insegnante di lettere che insegna nella facoltà di lettere e filosofia, che si chiede a che cosa possa servire la filosofia, è il colmo dei colmi, no? Evidentemente serve a non affrontare la storia in modo semplicemente cronicistico, giocando sulle battute, sulla storiellina, sui rapporti di forza. Per poter far diventare la storia magistra vitae è necessario una riflessione che è quella ciceroniana. Il nostro grande Cicerone, anche se i romani non hanno mai coltivato la filosofia, tuttavia è riuscito anche nell'ambito filosofico a dare un insegnamento, a proporre almeno qualcosa di interessante, poi con tutti i limiti che ognuno di noi ha. Cicerone però aveva capito quanto fosse importante la filosofia, pur non essendo lui un filosofo, pur non avendo mai prodotto un sistema filosofico. Ora, perché io mi rifaccio al professore? Perché era specializzato in questioni aristoteliche, perché ha affrontato un argomento che interessa noi direttamente, perché altrimenti entriamo in difficoltà, Perché molto spesso, anche quando si insegna letteratura italiana, letteratura latina, ci si trova nei libri con delle affermazioni, poi dopo 3-4 pagine troviamo delle affermazioni che contraddicono le prime, completamente opposte. E io mi ricordo quando ero ragazzo, ma anche tanti miei alunni si trovano a chiedersi: ma scusa, allora non capisco più niente. Attenzione che questa lezione non è soltanto una lezione di teologia, è una questione di didattica. Io non ci capisco più, prima mi dice una cosa, adesso me ne dice un'altra. Non capisco, allora lì a scervellarsi, pensando di essere limitati, oppure pensando che il filosofo entri in contraddizione, ma è difficile su argomenti così importanti che certi filosofi di una certa statura entrino in contraddizione. E è anche vero che non siamo proprio, almeno chi è abituato a leggere certi testi, non è proprio così impreparato da non capire nulla. E allora bisogna, in questo caso, sulle categorie, altrimenti non riusciamo poi a passare agli abiti, fare dei chiarimenti. È necessario. E ci aiutiamo con il professore Enrico Berti. Aristotele fornisce l'elenco completo delle categorie. Ricordatevi sempre che punto di riferimento di tutta la filosofia tomista è Aristotele. Aristotele è il filosofo. Poi Tommaso prende questa filosofia e la mette a servizio della teologia cristiana. L'elenco completo sono numero 10. Però, fa notare il professore, questo capita solo 2 volte. Nelle categorie, nei topici, mentre in vari altri luoghi ne indica solo 8, o 6, o 4. Allora uno si chiede, ma com'è? Aristotele non è stato sufficientemente chiaro, si contraddice. Ciò dà l'impressione che il numero preciso delle categorie per lui non conti.
In effetti, come ben videro Kant e Hegel, la sua tavola è alquanto frammentaria e approssimativa. Attenzione, che anche qui io mi rifaccio al professor Berti, ma non è che io debba ripetere pedestremente quello che dice il professor Berti, nonostante la sua grande autorità. Attenzione che anche Kant prima parte con un determinato, prima divide l'intuizione in categorie e parte da un certo numero di categorie, poi alla fine gira e rigira, arriva a una sintesi dove le categorie si riducono a sostanza e causa. Ma perché? Ma perché un filosofo intelligente non si blocca in una situazione una prospettiva in carta pecorita, dove non c'è l'elasticità di adattarsi a situazioni particolari. Vediamo, vediamo. Sembra, io direi, frammentaria approssimativa, ma giustamente il professore fa notare, ma resta da vedere se questo sia un difetto. Non è un difetto. Andiamo avanti. Nelle categorie leggiamo delle cose che vengono dette secondo nessuna connessione, ciascuna significa o sostanza, o quantità, o qualità, relazione, dove, quando, giacere, avere, agire, patire. E poi illustra nel modo seguente. Vediamo l'esempio. L'impressione che si prova di fronte a una simile classificazione è che Aristotele avesse preso in considerazione un uomo, o una statua, o un ritratto di un uomo, per esempio di Socrate, presenti nella sua scuola, come pensano certi interpreti. Gli interpreti, vabbè, sono i critici. E io invece preferisco entrare proprio nel pensiero di Aristotele, perché molto spesso interpreti e critici partono per la tangente. E avesse cercato di elencare tutte le risposte alle domande che si potevano fare a proposito di esso. Che cos'è? Quanto è alto? Di che colore è? Dov'è? Quando era? In quale posizione si trova? Che cos'ha? Che cosa fa? Che cosa subisce? Alcune risposte, a dire il vero, non si adattano a questo esempio. Quali? Doppio e mezzo. Mentre altre sono appropriate solo a un uomo, quale grammatico. Dunque, io ad esempio qui non sono d'accordo con il professor Berti, perché io guardando una statua di Socrate potrei dire è doppia di quella che ho visto fuori di Platone, oppure è grande la metà. E grammatico si adatta soltanto a un uomo, beh, sono d'accordo, se avessi una gallina direi ovaiola, quindi ci sta bene anche la categoria della qualità. È evidente che grammatico si predica solamente di un uomo, perché mi trovo di fronte ad una statua di un uomo, quindi per me va bene la classificazione di Aristotele. Non è che voglio difendere Aristotele a spada tratta, ma qui abbiamo tutta una serie di personaggi che vogliono criticare Aristotele, oppure lo esaltano a senso unico senza neanche sapere quello che ha detto Aristotele. Vediamo invece di conoscere adeguatamente il pensiero. In ogni caso si tratta di una lista abbastanza casuale, cioè buttata a caso. Io non sono d'accordo. Poi continua, sicuramente desunta dall'esperienza, ma tutto è desunto dall'esperienza nella prospettiva aristotelica. Qualcosa insomma che somiglia molto al catalogo, ma il catalogo non è casuale. Un catalogo è qualcosa di ben ordinato, a meno che uno butti lì, tanto per buttare. Io quando ero costretto, o anche solo nella mia biblioteca, ma quando ero costretto a mettere a posto la biblioteca della scuola o la mia biblioteca, io distinguevo sta argomenti letterari, filosofici, matematici, scientifici, romanzi, eccetera, i romanzi a loro volta li dividevo, avventura, fantasia, storici, eccetera. Un catalogo, se viene fatto con ordine, non è una lista casuale. Quindi
Semmai noi abbiamo una prospettiva che si fa rifare l'esperienza e si chiede dall'esperienza tutto quello che si può chiedere. E perciò a noi interessa adesso capire questo, no? Fino adesso, che le categorie non necessariamente, perché potremmo non capire e cadere poi in quella trappola dove uno si chiede ma allora ce ne sono 10, 8, 6, quante ce ne sono di categorie? Fin qui penso che la cosa sia chiara, per il resto noi ci troviamo in perfetta sintonia con Aristotele. Ma vediamo qualche dettaglio di più a proposito di ciascuna categoria. La sostanza detta anche il ciò che qualcosa è. Cioè la risposta alla domanda che cos'è? Può essere, dice Aristotele, sostanza prima, qualora non si dica di un soggetto, cioè non sia un predicato di un altro. Mario, sostanza prima, questo l'ho aggiunto io. È un uomo, uomo, sostanza seconda. Uomo si predica di Mario. E non sia in un soggetto. Mario, uomo, eroico. Mario rimane sempre la sostanza prima. Uomo, la sostanza seconda. Oppure, può essere sostanza seconda, come abbiamo visto, qualora si dica di una sostanza prima come sua specie o suo genere, come abbiamo fatto qui. Mario è un uomo, uomo e specie di Mario. Abbiamo quindi la sostanza prima e la sostanza seconda. Però, quello che a noi interessa è questo. Come si vede, la sostanza prima, così chiamata perché è condizione dell'esistenza delle sostanze seconde, è sempre un soggetto individuale. Non esiste come soggetto, come sostanza prima, l'uomo. Io devo parlare di questo uomo, Mario. Questo Mario, perché sapete di Mario, ce ne possono essere tanti. Questo Mario, Mario che ha come cognome Pinco Pallino, lì abbiamo la sostanza prima. Perché nel momento in cui diciamo Mario è un uomo, Mario è sostanza prima, ma uomo è una sostanza seconda, viene predicato di Mario. Quindi tutte le altre sostanze seconde sono predicate universali, ma delle sostanze prime. Perciò hanno diritto anche a essere titolo di sostanze, anche se la loro esistenza dipende da quella delle sostanze prime. Se non ci fossero uomini individuali, non ci sarebbe la specie uomo. E se non ci fossero animali individuali, non ci sarebbe il genere animale. Ecco perché noi diciamo che la conoscenza, per Aristotele, è induttiva. E uno degli errori più gravi, perché poi si passa evidentemente al procedimento deduttivo, ma è un errore gravissimo pensare, perché molti hanno questa idea di Aristotele, che si sia messo a tavolino e abbia cominciato a dedurre da delle cose astratte, un po' come fa Odi Freddi con la sua matematica pura. Aristotele, nella sua ricerca quotidiana, e certamente fu una ricerca accompagnata dall'aiuto dei suoi discepoli, perché è talmente immensa, non penso proprio che l'abbia portata avanti solo Aristotele. Parte da un'osservazione sistematica di tutto. Infatti è così complessa questa filosofia di Aristotele che fu difficile poi demolirla, perché ha una sistematicità non comune. Qual è il limite? L'abbiamo detto tante volte, in modo particolare per quanto riguarda la conoscenza scientifica e fisica, Aristotele non riuscì a comprendere l'importanza della matematica. E sotto questo punto di vista, ponendo sempre tutto nella prospettiva qualitativa e non quantitativa, la sua filosofia fu in parte, da freno alla conoscenza scientifica.
ma secondo me non tanto la sua filosofia, quanto gli aristotelici o i tomisti che si chiusero dentro questa filosofia in un monolita per cui l'aveva detto Aristotele e non seppero assolutamente aprirsi a una interpretazione alternativa. Quello che invece Aristotele ci lascia a proposito delle categorie è una soluzione aperta e ce lo dimostra, ripeto, queste categorie, il numero di queste categorie che non è definito. Le sostanze evidentemente non hanno il contrario, perché non esiste il contrario di Mario, non ammettono il più e il meno, non esiste più Mario o meno Mario, ma attenzione, questo è bellissimo, e evidentemente coloro che hanno solo in testa i fatterelli o i numeri o delle lotterie ufologiche non si rendono conto della portata di affermazioni di questo genere. Non ammettono il più e il meno. Ma sapete che cosa vuol dire? Non esiste il più uomo e il meno uomo. Non esiste. E quindi non esistono differenze razziali. Smentisce tutta una serie di discriminazioni culturali e ideologiche che Aristotele, come il greco del suo tempo, ammetteva, quale discriminazione tra uomini e donne, tra liberi e schiavi, tra greci e barbari. Ma la sua filosofia no, non lo poteva ammettere. Essa permette ad Aristotele di attribuire a tutti gli uomini alcune proprietà, quali il desiderio di conoscere e l'essere animale politico, è il trionfo della filosofia sulla cultura e sull'ideologia. È il trionfo della filosofia, che vede tutti gli uomini potenzialmente uomini capaci, intelligenti, basta però accompagnarli per questa strada. Ed è l'insegnamento di Socrate, l'opera maieutica di Socrate, sistemata in una prospettiva molto concreta, forse la prospettiva platonica era un po' troppo astratta, in una prospettiva molto concreta da parte di Aristotele. Infatti noi sappiamo che Aristotele produsse tante opere per la divulgazione, ci furono le opere ufficiali ma poi opere divulgative, perché tutti potessero arrivare a determinate conoscenze. Dopo la sostanza Aristotele tratta altre categorie, qui è il busillis, il problema nostro, che potrebbe creare delle difficoltà nel momento in cui noi analizzeremo gli abiti che la tradizione ha comunato sotto i nomi di accidenti. Quante volte vi ho detto: non guardiamo gli accidenti, guardiamo la sostanza. Di Mario, guardiamo la persona Mario. Poco ci interessa se Mario è bianco o è nero, poco ci interessa se Mario pesa 60, 80 o 100 kg, poco ci interessa se Mario sta pescando o sta ballando, se è bagnato dalla pioggia o se è infuocato dal sole. È Mario. Gli altri sono accidenti. Con questo non vuol dire che le altre categorie non sono importanti, ma molto spesso c'è il rischio di fermarsi agli accidenti e dimenticare la sostanza. Tutte le forme di razzismo si fermano agli accidenti. Tu sei superiore o inferiore perché sei nero, perché sei latinoamericano, perché sei bianco, perché sei biondo, perché hai gli occhi azzurri. Questi sono accidenti. È vero. Negli accidenti si può essere più bianchi, meno bianchi, più neri, meno neri. Ma noi abbiamo detto che dobbiamo guardare innanzitutto la sostanza. Dobbiamo innanzitutto guardare la sostanza prima. E la sostanza prima è Mario. E Mario ha il suo valore perché è Mario e perché è un uomo, sostanza seconda. E ogni uomo ha come caratteristica fondamentale quella di essere un animale ragionevole.
Chiaramente Tommaso dirà di più. Nella prospettiva di fede, un animale ragionevole, figlio di Dio. E che hanno tutte la caratteristica di esistere solo nelle sostanze. Non esiste il bianco, non esiste il nero. Non esistono 20 chili, certo, esiste in geometria il piano ipotetico, fatto solo di larghezza e di lunghezza, ma quando qualcuno mi chiede, ma tu parli di Dio, tu parli, dov'è? Oppure, senza andare in teologia, passiamo solo alla filosofia, la sostanza, ma dov'è la sostanza? Dov'è la forma? Il sinonimo di materia-forma, mi fai vedere dov'è materia-forma? Io rispondo, ma tu che esalti tanto matematica e geometria, dimmi un po', dov'è il piano geometrico? Dove esiste un piano geometrico fatto solo di lunghezza e di larghezza senza spessore? Oppure una retta infinita, fatta solo di una misura, la lunghezza. E il numero 4, dove lo vedi? Io vedo una formica, un'altra, un'altra, un'altra. Questa è l'esperienza. Tu mi dici 4, ah sì, e 4 dove c'è scritto qua? Dove è il signor 4? Non ci si rende conto che la matematica e la geometria si fondono su dei principi che per me sono importanti. Guardate che non sto criticando la matematica e la geometria, ma pensate un po' l'importanza che per me assumono queste due scienze perfette, matematica e geometria. Però il matematico deve calmarsi, perché molto spesso il matematico è di una presunzione che è, non ci porta verso l'alto, non ci porta al cacume, ci porta all'abisso del nulla. Io ritengo che il mondo sia stato creato con termini matematici, però il problema è quando noi dobbiamo passare dalla matematica pura all'applicazione della matematica, e allora ci sono i limiti, perché ci sono le variabili, ci sono le leggi che non conosciamo ancora perfettamente o addirittura che non conosciamo, ci sono i calcoli che spesso sono errati, ci sono le misurazioni che spesso si credono esatte e invece sono imperfette. Per cui un conto è la matematica pura, un conto è poi l'applicazione della matematica, un conto è la razionalità della filosofia e un conto è applicare la ragione per costruire un sistema. E lì ci casca l'asino, lì si commettono degli errori. Però vedete la capacità di Aristotele di essere aperto, la vediamo adesso. Egli tratta innanzitutto della quantità. Dopo la quantità, anziché passare alla qualità secondo l'ordine della lista, Aristotele tratta della relazione. Ecco qui il problema. Perché noi a questo punto andiamo a finire all'abito. E l'abito, da parte di Aristotele, è messo un po' nella categoria di relazione, un po' nella categoria di qualità. Affermando che essa, relazione, affermando che essa è sempre detta di altro, per esempio maggiore e doppio, e portando una serie di esempi abbastanza diversi, quale abito, disposizione, sensazione, scienza, l'abito è possesso di qualcosa, la disposizione a qualcosa, la sensazione di qualcosa, la scienza di qualcosa. Vedete, l'abito viene considerato, poi lo vedremo da Tommaso, come una qualità. Per me la prospettiva di Aristotele è più completa. L'abito, a parte quelle predisposizioni rivolte a noi stessi, parliamo di saggezza. La saggezza può anche essere una predisposizione rivolta a comportamenti che riguardano noi stessi, ma la saggezza ci pone anche in relazione con gli altri. Ecco perciò, se io dico Mario è saggio,
Saggio indubbiamente è una qualità, ma può anche essere inserita nella categoria delle relazioni. Può portare a valutare il rapporto che c'è tra Mario e gli altri nella prospettiva di questo abito che viene indossato e che è appunto, nell'esempio che ho proposto, la sapienza. In ogni modo, malgrado tutte queste oscillazioni, e secondo me queste non sono imprecisioni, esistono tuttavia due caratteristiche della tavola aristotelica delle categorie. Qual è? La prima caratteristica è che le categorie, pur essendo in qualche caso riducibili l'una all'altra, che cosa vuol dire? Abbiamo fatto appena l'esempio adesso, l'abito, che potrebbe essere considerato sotto la categoria della qualità, ma potrebbe anche essere considerato sotto la categoria della relazione. Tuttavia sono assolutamente irriducibili ad un genere, non è che io prendo categoria qualità, categoria relazione, categoria quantità, bene, queste tre categorie le possiamo riassumere su un altro genere, assolutamente no. Non avviene come per l'individuo, per cui io prendo Mario, Andrea, Giacomo, Filippo e posso dire sono uomo. E con uomo abbiamo individuato la forma, la sostanza seconda. No, questo non avviene. Sono irriducibile un genere o una categoria ultima, cioè sono veramente generi supremi. Le categorie sono i significati fondamentali dell'essere, ovvero i generi supremi degli enti. Ma l'essere, per Aristotele, non è un genere. Attenzione qui, che abbiamo la distinzione tra la prospettiva aristotelica e la prospettiva scolastica. Ciò distingue la concezione aristotelica dell'essere dalla scolastica, sia cristiana che musulmana, la quale ammette un esse ipsum, cioè un essere per essenza, cioè Dio. Mi fermo qui a questo proposito, ne abbiamo già parlato nella prima parte, se no perdiamo il filo, no? Poi passiamo alla qualità e di nuovo troviamo gli abiti, come disposizioni, scienze, virtù, capacità, incapacità, affezione. È un ragazzo ben disposto per le conoscenze matematiche. È un uomo, è uno scienziato. È virtù, è una persona di una bontà estrema, è incapace di fare, di procedere su qualsiasi calcolo. Insomma, gli abiti, voi vedete, qui sono posti sotto la categoria della qualità. Come si vede, alcuni tipi di qualità coincidono con alcuni tipi di relazioni, dunque queste due categorie in parte si sovrappongono. Ma ciò non sembra preoccupare Aristotele, il che significa che egli non pretende di offrire, ecco, il che è importante questo, okay? Se no non riusciamo a comprendere la grandezza di questi autori. Il che significa che egli non pretende di offrire una classificazione perfetta. E riconosce che alcuni item possono cadere anche sotto categorie diverse. Infine, egli tratta rapidamente del fare, del patire, del giacere, dell'avere. Vabbè. Seconda caratteristica, abbiamo detto che due caratteristiche nella tavola aristotelica delle categorie. La prima sono le categorie irriducibili ad un genere comune. Seconda caratteristica. In tutte le liste delle categorie, la sostanza precede le altre categorie e gode nei confronti di esse di un primato che è sia ontologico che logico, cioè è condizione sia dell'esistenza che dell'intelligibilità delle altre categorie. Prima c'è la sostanza, prima c'è Mario. Poi noi aggiungiamo tutti gli accidenti che vogliamo, ma prima c'è la sostanza prima.
E come conclusione, noi, dopo aver valutato attentamente questo prospetto, che fate bene attenzione, è un punto di partenza. Perché le matematiche hanno un altro ruolo. Hanno un altro ruolo. La matematica non ci può aiutare per conoscere, per agire in una prospettiva scientifica su determinati argomenti, per applicare la matematica a certe tecnologie, per insomma, ma la conoscenza dell'essere umano nella sua umanità, nei rapporti interpersonali, nei rapporti sociali, nei rapporti con se stesso, nei rapporti con lo Stato, nei rapporti con la famiglia, nei rapporti poi con Dio, in rapporto ai suoi fini, alla sua natura. Tu sei fatto così, e qual è l'obiettivo, qual è il fine? Se noi non percorriamo questa strada, noi non abbiamo nulla da dire all'uomo di oggi. Ed è per questo che poi c'è un vuoto esistenziale che è disperato, non porta a nulla. E da De Freddi a Biglino, alle trovate molto spesso di Benigni, dove tutto fa spettacolo e dove l'autorità o di un grande attore, perché nessuno mette in dubbio la grandezza e le capacità di Benigni, nessuno mette in dubbio neanche la preparazione matematica o storica linguistica di altri personaggi, in nome di questa autorità vengono sfaldate tutte quelle cose che poi alla fine sono importanti ed essenziali. Perché io potrò conoscere quanto volete l'universo, i pianeti, i buchi neri, le supernove, se io però non capisco per quale ragione io sono qui, perché vivo, che senso ha la mia vita, se c'è un fine, se tutto è caso, se tutto è buttato così senza alcun obiettivo, senza alcun progetto, senza alcun programma, e poi non ci spieghiamo come mai i nostri giovani sono smarriti, come mai c'è la disperazione. Ecco, allora sarebbe meglio che questa gente, invece di fare da disfattista, pensasse alla propria materia. Fai matematica, fai storia, fai lingua antica, ma non usare la tua autorità per distruggere quello in cui tutta l'umanità per secoli, per millenni ha creduto e che è stato e che ha dato un senso alla vita dell'uomo. Perciò questi argomenti su cui giocano le battute umoristiche di Odi Freddi e non solo di Odi Freddi, vediamo di recuperarli e mettiamo da parte coloro che in realtà non hanno capito niente né di Aristotele né di Tommaso. Quello che per Kant e Hegel era il difetto della tavola aristotelica delle categorie, cioè la sua approssimazione, e non è vero che ci sia approssimazione, e a mio giudizio, queste sono le parole del professore, il suo pregio, perché la rende flessibile, adattabile, suscettibile di modifiche e di aggiunte. Aristotele aveva ben capito una cosa fondamentale che non aveva capito Hegel, che distrusse veramente anche il rapporto tra filosofia e scienza, che non c'è nulla di definitivo in quello che produce l'uomo. Non c'è nulla di definitivo. Hegel arrivò a sostenere che tutte le filosofie precedenti erano state in funzione della sua e che con la sua tutto veniva concluso. Ma che pazzia! Aristotele invece rimane aperto quello che molto spesso
non fecero né gli aristotelici né i tomisti. Questo del resto è il pregio di tutta la filosofia di Aristotele, che da un lato vuole essere sistematica, bisogna essere sistematici, bisogna avere un metodo, bisogna avere un ordine, bisogna avere organicità, cioè abbracciare l'intera realtà. Oggi non si potrebbe più, perché ormai le scienze si sono diversificate, però la filosofia ancora ha da dire molto alle scienze, deve ricordare alle scienze un metodo e deve ricordare alle scienze un po' di umiltà. Se sei un matematico, non pretendere, e tu che pendi dalle labbra del matematico o dello storico, fai attenzione che il matematico o lo storico non è adatto per interpretare certe verità che non hanno nulla a che vedere né con la matematica né con la storia e tantomeno con le lingue antiche. Cioè abbracciare l'intera realtà o mondo dell'esperienza, ma dall'altro, come ho spesso avuto occasione di scrivere, è un sistema aperto, problematico, adattabile a epoche diverse ed ambiti diversi. Non è un caso, infatti, che essa ancora oggi possa essere utilizzata da correnti filosofiche diverse. Stiamo parlando sempre della tavola delle categorie. Questa è l'introduzione, come voi vedete, piuttosto impegnativa. E adesso vediamo cosa ci dice Tommaso. Tommaso Rousseau vuole definire gli abiti. Contrariamente a qualcuno che commenta così a sproposito le mie riflessioni, perché ascolta 5 minuti quando le ascolta, ma vede tutto in modo frammentario, a macchia di leopardo, perché oggi non soltanto non si sa leggere, ma non si riesce neppure a seguire una lezione per 30 minuti, 40, 50, però noi mettiamo gli alunni a scuola dalle 8 alle 2 del pomeriggio, questa è la verità. Io non sono sempre stato disposto, e voi ne siete testimoni, chi mi ha voluto seguire con serietà, non ho sempre detto Tommaso è la verità assoluta. Tommaso, come Aristotele, ci aiuta a riflettere. Qui, proprio in riferimento all'abito e alla qualità, io ho molti dubbi, però vi presento il pensiero di Tommaso. Poi, se riesco, cercherò anche di spiegare su che cosa girano. Ad esempio, il fatto stesso che Tommaso, dica che l'abito appartiene alla categoria della qualità. Per me c'è di mezzo anche la categoria della relazione, come aveva posto Aristotele, perché l'abito ci pone in relazione a qualcun altro. Comunque, vediamo cosa dice nel cuore del Respondeo. Il filosofo insegna che l'abito è una qualità difficile a togliersi. Sì, Tommaso caro, sì, però mi hai preso solo una citazione di Aristotele, non mi hai preso l'altra citazione dove l'abito è stato catalogato tra le possibili relazioni. Il termine abito deriva da avere. Avere, italiano, deriva da avere, latino, abio, abes, avui, abitum, avere. Da avere, abio, abes, avui, abitum. L'abitum, che poi un participio, un supino, che poi da questo supino viene fuori il participio, abitum diventa, lungo i secoli va via la M, abitu, la U diventa O e abbiamo abito. Quindi voi vedete che abito deriva da avere. Due però sono le fonti di codesta derivazione. Io vado avanti anche sotto, ma potremmo fermarci qui prima e seconda, perché poi se non si complica un po' tutto. In ogni modo, la prima, quando si dice che qualcuno possiede qualcosa. Io ho 5 euro da bere. La seconda si desume dal significato riflessivo. Cosa vuol dire riflessivo? Aversi. In latino c'è sia bere che agere. Agitur, abitur. La forma riflessiva
che poi ricalca quella passiva. Riflessione nel senso di dire io mi comporto così, io mi trovo ad essere così. Con forma riflessiva, allora non abbiamo più il senso del possedere qualche cosa, no? Io posseggo 10 libri, no. Indica una disposizione che una cosa ha in se stessa in rapporto ad un'altra, e questo è il problema che mi mette in difficoltà se non facciamo riferimento anche alla categoria della relazione. In quanto avere si usa per indicare tutto ciò che si possiede. Il termine è comune a generi diversi. Perciò il filosofo enumera avere tra i post predicamenti, i quali accompagnano generi diversi, gli opposti, il prima, il dopo, eccetera. Ma tra le cose che si possono avere c'è questa differenza. Non c'è niente di intermedio. Guardate, questa parte qui io la faccio, la presento, non mi convince. Comunque. Non c'è niente di intermedio, per esempio il soggetto è la qualità o la quantità che possiede. Ad esempio, Mario è bianco. Non c'è niente di intermedio tra Mario e bianco. Mario è bianco. In altri, invece, tra chi ha e la cosa avuta c'è soltanto una relazione, come quando si dice io ho un amico, c'è una relazione. Una relazione che prende me e Luigi attraverso un rapporto di amicizia. Ce ne sono altre poi che ammettono una entità intermedia. Io ho cercato di riassumere questo pensiero in questo modo. Tommaso dice, c'è una veste che ricopre, veste in senso metaforico, e c'è un vestito. Una sostanza, sostanza prima, vestita e ricoperta, potremmo dire Mario. Da che cosa è ricoperto? Ad esempio da un abito che potrebbe essere la prudenza. Ecco, Tommaso vede questa entità intermedia che è l'abito. La prudenza, volevo mettere la prudenza, la sapienza. Qui il vestito ricoperto, vestito nel senso di una persona, un soggetto ricoperto, Mario, l'abito e la prudenza, e veste che ricopre Mario. Ecco, cosa io non riesco a vedere, non riesco a cogliere, ma può darsi benissimo che sia la mia ignoranza, che ci debba essere questo termine intermedio. Per me c'è una veste che ricopre, ed è la veste della prudenza, e c'è un soggetto che è ricoperto di questa veste. Non vedo perché ci debba moltiplicare la veste per due e partorire così un terzo elemento. Questo però è quello che ci dice, che sostiene Tommaso. Un fatto che somiglia a un'azione o una passione, perché da una parte c'è una cosa che veste e ricopre, questa, e dall'altra c'è un essere vestito e ricoperto, questo. Uno speciale genere di cose che si denomina predicamento o categoria dell'abito, di cui il filosofo scrive, tra chi ha il vestito e la veste indossata c'è di mezzo l'abito. Questo lo lascio a voi. Possiamo leggere anche quello che non ho sottolineato. Perciò il filosofo scrive che l'abito è come un'azione tra chi ha o possiede e la cosa posseduta. Mario, che ha e possiede la cosa posseduta, che potrebbe essere la prudenza, e l'abito dovrebbe essere l'aggettivo.
un accidente, perché è un accidente perché prevede la necessità di una sostanza prima, Mario, e quindi nella categoria della qualità diventa un accidente che, visto che è abbastanza, poi lo vedremo, stabile, perché l'abito deve essere qualcosa di stabile, non di fuggitivo, non di temporaneo, assume quella definizione specifica di abito. Allora l'abito, qui come conclusione secondo me è molto più chiara, avrei potuto saltare tutta questa parte qui. Ecco, tutta questa parte qui l'avrei potuta saltare, ma non ho voluto, perché mi sembrava quasi di bypassare, di far finta di niente, un problema che secondo me è abbastanza aperto a varie interpretazioni. Allora l'abito è una qualità, poiché codesto modo di aversi è sempre secondo una qualità. Vedete che non mette la relazione, eh? Aristotele parlava anche di relazione. In proposito, il filosofo afferma che l'abito è una disposizione secondo la quale uno è disposto bene o male, o in se stesso o in rapporto ad altro. Se c'è il rapporto ad altro c'è anche la relazione. Così come è un abito la salute. Quindi l'abito è una disposizione, ma la disposizione può anche essere verso noi stessi, ma può anche essere in rapporto ad altro. Se c'è un rapporto ad altro, non basta porre l'abito sotto la categoria della qualità, ma ci va di mezzo anche la categoria della relazione. Vediamo qualche obiezione. Sant'Agostino afferma che il termine abito deriva dal verbo avere. Ora, il verbo avere non si usa solo per la qualità, ma anche per gli altri generi. Infatti diciamo di avere la quantità, il denaro. Ecco, qui alla risposta ce l'abbiamo già, no? Noi non intendiamo avere solo come possedere, ma intendiamo avere come presentarsi, no? E a questo abbiamo già dato una risposta nel Respondeo. Nei predicamenti si legge che ogni abito è una disposizione. Ora, come si legge nella metafisica, la disposizione è l'ordine di un essere dotato di parti. È vero, la disposizione fa riferimento al luogo, in un essere umano abbiamo nella parte superiore due occhi, nella parte inferiore due piedi, c'è una disposizione. Ma allora, se l'abito è una disposizione, dovrebbe cadere sotto la categoria del luogo. Dunque l'abito non è una qualità. È chiaro che con disposizione noi intendiamo cose differenti, e qui viene spiegato il senso di disposizione. Un conto è la disposizione locale, un conto è la disposizione a far qualcosa, no? E poi vediamo anche la differenza tra disposizione e abito. La disposizione implica sempre l'ordine di un essere composto di parti, ma questo può avvenire in tre modi, come aggiunge subito il filosofo. Secondo il luogo, ed è la sfera del predicamento o categoria del sito, che indica l'ordine delle parti nel luogo. Ho fatto l'esempio prima, no? L'ordine delle parti in un luogo di Mario, gli occhi nella zona superiore, i capelli all'estremo del capo, insomma. Secondo, la potenza include le disposizioni non ancora perfette, quali attitudine e capacità, come la scienza e le virtù incipienti. Parliamo di un alunno, dice, abbiamo detto, potenzialmente potrebbe conseguire risultati interessanti in matematica. Secondo, la specie include le disposizioni perfette, che sono già gli abiti, e questo distingue
l'attitudine, la capacità, la semplice disposizione dall'abito, che è invece qualcosa che è stato conseguito in modo stabile e perfetto, come la scienza e la virtù allo stato perfetto. Mario è un fisico eccezionale, è un astrofisico eccezionale. Mario è un letterato, è un linguista eccezionale. Questo è un abito. Come potremmo dire, Mario è un uomo prudente, è un uomo parsimonioso. Ecco, qui non è più semplicemente uno stato di potenzialità, di attitudine, di capacità da conseguire, ma è l'abito che già si possiede. Vediamo di fermarci perché poi passeremo all'articolo 2. Vediamo con questo articolo se riusciamo a essere un pochettino più veloci. Videtur, sembra che l'abito non sia una qualità specificamente distinta dalle altre. No, è distinta dalle altre. E vedremo il perché. Il filosofo scrive: l'abito e la disposizione sono una specie delle qualità. Sono espressioni delle qualità. Abito e disposizione. Vedete che il vocabolo disposizione viene predicato anche dell'abito. È un genere che si predica dell'abito, però sostanzialmente abito vuol dire una cosa, disposizione vorrebbe dire un'altra. E Tommaso si preoccupa di definirli. Vediamo, la qualità è una modalità della sostanza. Mario è intelligente. Intelligente è una qualità di Mario. Ma una modalità è delimitata da una misura. Mario è molto intelligente, poco intelligente e troppo intelligente per la sua età. C'è una misura. È delimitata la qualità. Che è un accidente, è delimitata. Ciò che determina la potenza di un soggetto nell'essere accidentale costituisce appunto la qualità accidentale. Se io faccio riferimento a una dote, un'arte in via di acquisizione, Mario è un falegname, in erba, appena formato, di grande esperienza. Vedete, noi, come sostanza prima, abbiamo delle potenzialità, come abbiamo detto, abbiamo delle potenzialità. Ora, l'accidente costituisce appunto queste qualità potenziali, perché magari io potrei anche essere un bravo idraulico, potenzialmente potrei anche essere un idraulico, però non lo sono, sono un falegname appena formato, vedete che c'è una misura, un falegname di grande esperienza, insomma può essere quantificata quest'arte, no? Però l'accidente è sempre un riferimento alle facoltà potenziali che noi abbiamo. Le modalità o determinazione di un soggetto nel suo essere accidentale possono riguardare la quantità del soggetto. Abbiamo la quarta specie delle qualità. Poco, molto, atletico, intelligente, elegante. E poiché la quantità è essenzialmente priva di moto,
e al di là del bene e del male, perché questo atletico non viene considerato in riferimento ad un fine, ad un proposito. Mi limito semplicemente a dire, guarda, è atletico, ma è poco atletico, no, è molto atletico. Ha un fisico atletico, proporzionato alla sua età. Insomma, nella quarta specie della qualità non si considera il bene e il male, e neppure se duratura passeggero. Non ci chiediamo se questa prestanza è una prestanza stabile, e neppure se in quella situazione particolare sia un bene o un male. Abbiamo la quarta specie di qualità. Relative all'azione e alla passione, costituiscono la seconda e la terza specie di qualità, perciò nell'una e nell'altra si considera se è facile o difficile a compiersi e se è una cosa duratura o passeggera. Zappare, mangiare, cucire, raffreddarsi o riscaldarsi. È facile per Mario essere uno zappatore? Cucire? Queste sono azioni, poi ci sono le passioni. Si è raffreddato tutte le mani, si è riscaldato le mani, si è riscaldato al fuoco. Vedete che non abbiamo neppure qui un giudizio che faccia riferimento al bene o al male. Non abbiamo abito qui. Invece, e queste sono quelle relative alla prima specie di qualità, abbiamo le qualità in ordine alla natura, ossia, io devo considerare la natura di Mario e mi chiedo, la qualità che predico di Mario è in sintonia con quello che la sua natura richiede? E quindi do un giudizio. Sì, è in sintonia. Bene, dunque, è questa una qualità buona. No, non è in sintonia. Male, questa è una qualità cattiva. Quindi, in ordine alla natura di una cosa, appartengono alla prima specie della qualità, cioè all'abito e alla disposizione. Bisogna ancora stabilire se è all'abito o alla disposizione. Premetto già subito che l'abito è una cosa duratura, stabile, la disposizione è una cosa che potrebbe essere potenziale o transitoria. Infatti, il filosofo, parlando degli abiti dell'anima e del corpo, afferma che sono gli abiti delle disposizioni di un essere perfetto verso l'ottimo. E chiamo perfetto l'essere che è disposto secondo la natura. Quindi cos'è l'abito? Una disposizione perfetta di un individuo che secondo la natura ha puntato perfettamente al fine ultimo. Perciò, nella prima specie si considera il bene e il male. E anche il fatto che sia facile o difficile a perdere, mantenere, acquistare questo abito, questa disposizione. Poiché, come dice Aristotele, la natura è il fine della generazione del moto. Ogni nostro movimento, ogni nostra opera dovrebbe essere in sintonia con la nostra natura. Ma il movimento, l'operazione ci è data non solo, ma anche dall'abito. L'abito è una disposizione secondo la quale uno è bene o mal disposto. Ci potrebbe anche essere un abito che è contro natura. Chiaramente questo abito è da predicarsi come malvagio cattivo. Gli abiti sono quei modi secondo i quali ci comportiamo bene o male rispetto alle passioni.
Le passioni, abbiamo visto, sono quelle tendenze, quelle tensioni che noi abbiamo intrinsecamente legate alla nostra natura. Ora, se queste passioni di cui abbiamo parlato nella prima parte sono conformi alla nostra natura e al fine stesso intrinseco alla nostra natura, allora noi abbiamo acquisito un abito, una disposizione buona, altrimenti una disposizione malvagia. Infatti, quando il moto conviene alla natura di una cosa, ha ragione di bene, e quando non conviene, ha ragione di male. E poiché la natura è il primo aspetto che va considerato in una cosa, perché abbiamo detto la sostanza prima sta al primo posto. Mario sta al primo posto. Mario è un uomo, sostanza seconda, stanno al primo posto. Io devo capire, come uomo e poi come singolo individuo, Mario, quale sia la sua natura e quali siano i fini di questa natura. Ecco perché voi capite che se noi utilizziamo soltanto le matematiche, che possono essere utilissime in un'altra prospettiva, qui noi non abbiamo nessuna risposta. La fisica quantitativa di Galilei è finalizzata ad altro, quell'altro che, ripeto, non voglio mettere assolutamente in contrasto con la ricerca che è tipica invece di Tommaso, che fa riferimento ad Aristotele. Perché sono due cose che complementari. Ci sono soltanto coloro che vogliono fare polemica, che vogliono dare spettacolo, che pensano soltanto a cercare dei discepoli abbastanza impreparati e giocano sulla massa degli ignoranti per avere successo. Voi capite che nella prospettiva equilibrata di un Aristotele e di un Tommaso, questi due percorsi non si oppongono. Non si contrappongono, sono complementari. E poiché la natura è il primo aspetto che va considerato una cosa, l'abito occupa il primo posto tra le specie della qualità. Sano, malato, saggio, prudente, racconto. Vediamo qualche obiezione. L'abito, che è una qualità, è una disposizione secondo la quale uno è disposto bene o male. Ma questo può accadere per qualsiasi qualità, poiché anche per la figura una cosa può essere disposta bene o male, così per il caldo e per il freddo. Non è questa la prospettiva da cui noi dobbiamo, vediamo se c'era una, sì, lo dice, dobbiamo vedere le cose. A noi interessa l'abito e la disposizione in riferimento alla natura. Ci sono delle invece qualità che sono indifferenti alla natura, che sono transitorie. Capite? Vediamo un po' di leggere la risposta. Come abbiamo già detto, la disposizione implica un certo ordine. Non si dice che uno è disposto bene o male per il caldo o per il freddo, se non è in ordine alla natura di una cosa. O le mani fredde, o sono tutto freddoloso, o mi sono riscaldato al sole. Questo non ha nulla a che vedere con l'abito, con la natura, sono cose transitorie. Sono cose che oggi ci sono e domani non ci sono. Mentre invece, se io dico sono freddo per una febbre, sono freddo perché ammalato, allora il freddo è un'espressione della nostra natura. È chiaro che la nostra natura è stata creata per il bene, non certamente per la malattia. Quindi è una disposizione in quel momento, un abito se perdura nei mesi e negli anni, che è negativo. Quindi c'è un freddo transitorio, passeggero, accidentale, e allora va bene anche parlare di una qualità che necessariamente non fa riferimento né alla disposizione né all'abito. Ma quando noi parliamo
e predichiamo una qualità di un soggetto in riferimento alla sua natura e al fine per cui si muove, per cui è stato creato, per cui esiste, allora il freddo e il caldo, anche il freddo e il caldo, possono essere espressione di salute o di malattie, e allora possono diventare abito. Infatti qui dice, in quanto queste cose sono non sono proporzionate ad essa, poco importa avere momentaneamente le mani fredde, no? Mi sono raffreddato tutto, no? Perciò anche la figura e le qualità passibili, in quanto sono considerate proporzionate o meno alla natura di un soggetto, appartengono all'abito o alla disposizione, in quanto sono considerate proporzionate o meno alla natura del soggetto. In questo senso, solamente in questo senso. Appartengono all'abito o alla disposizione. Rientrano in questa prospettiva, ad esempio, la bellezza, rientra la salute. In questo senso, il filosofo pone il caldo e il freddo nella prima specie delle qualità. Ma stiamo parlando di caldo e freddo che fanno riferimento alla salute, alla malattia, non a situazioni transitorie e momentanee. E mi pare che con questa risposta dia anche chiarimento alla seconda obiezione. Il filosofo afferma che il caldo e il freddo sono disposizioni o abiti come la malattia o la salute, ma il caldo e il freddo sono nella terza specie delle qualità. Sì, sono nella terza specie delle qualità. Quando sono transitorie, sono accidentali, accidentali con il senso che intendiamo noi comunemente. Essere difficile a muoversi non è una differenza che riguarda il genere e qualità, ma piuttosto il modo e la passione. Ma difficile a muoversi in senso figurato, no? È come quando voi vedete un fannullone che non si impegna in nulla, e tantomeno si impegna nello studio, e gli dite: ma non ti muovi mai proprio, ma non nel senso che debba mettersi a sgambettare o a correre. Quindi questo difficile a muoversi si deve intendere predicato dell'abito in senso metaforico. E l'obiezione invece lo prende in senso letterale. Dal momento che l'abito è una qualità difficile a muoversi, non può essere una specie determinata della qualità. Sì, perché dice fa parte del luogo e non della qualità, ma noi stiamo intendendo il difficile a muoversi in un altro senso, e lo vediamo subito qual è questo senso. Così vediamo anche di chiarire la differenza tra disposizione e abito. La disposizione si può considerare sotto due aspetti. Primo, come il genere immediato dell'abito. Quando noi diciamo l'abito è una disposizione a, io abito posso benissimo predicarlo scusate, disposizione posso benissimo predicare dell'abito. Infatti Aristotele mette la disposizione nella definizione dell'abito. E va bene. Attenzione però, dire che l'abito è una disposizione vuol dire che la disposizione sia un abito. L'abito è una disposizione particolare. Non posso dire la disposizione è un abito. Vediamo nei passaggi successivi. Secondo, come cosa distinta e contrapposta all'abito stesso. E la disposizione propriamente detta si può contraddistinguere dall'abito in due maniere. Perché l'abito in sé è contrapposto alla disposizione? Perché in sé hanno due significati differenti. Primo, disposizione, quando è imperfettamente in un soggetto, è in condizione di svanire facilmente, e sarebbe abito quando vi si trova in modo perfetto, così da non potersi piegare facilmente. In tal senso, la disposizione è fatta per divenire abito, come il bambino per diventare uomo. Qui, come il bambino lo mettiamo. Lo sottolineiamo perché è un esempio, voi sapete che gli esempi noi li sottolineiamo, no? Per essere precisi. Allora, disposizione dunque cosa vuol dire? Vuol dire una potenzialità non ancora attuata. L'abbiamo
già fa proposta come esempio, ma non l'abbiamo specificato. Questo ragazzo ha delle buone disposizioni a diventare un ottimo musicista. È una disposizione. Un conto dire invece, Mario è un ottimo musicista. Nel primo caso c'è la disposizione, nel secondo caso c'è l'abito. Secondo, si denominano disposizioni le qualità della prima specie che hanno, come la malattia e la salute, la proprietà essenziale di svanire facilmente. Quindi potrebbero anche essere considerate disposizioni, la bellezza, la malattia, la salute, cose che sono legate alla transitorietà del quotidiano e della nostra vita. È evidente che anche gli abiti alla fin fine non sono definitivi, perché noi siamo destinati alla morte, no? Si denominano invece abiti le qualità che hanno la proprietà essenziale di non svanire facilmente, essendo legate a cause permanenti come la scienza e le virtù. Quale virtù? Le virtù sia morali, ma anche le virtù come capacità operativa. Un pittore che ha il pennello magico, beh, questa è una virtù. E se ce l'ha solamente una gravissima malattia, soltanto la morte gliela potrà togliere. Così uno scienziato rimane scienziato, e a meno che venga, ma a quel tempo questi problemi non c'erano, perché si moriva molto prima, a meno che entri in Alzheimer, rimane scienziato fino agli ultimi giorni della sua vita. Questo è un abito, perché è una proprietà che non svanisce facilmente. È chiaro quindi che il termine abito implica una certa stabilità, a differenza del termine disposizione. E con questo abbiamo affrontato anche il secondo articolo, adesso passiamo al terzo. Sembra che l'abito non dica ordine all'operazione. Ricordatevi sempre cosa si intende per dica ordine. Sembra che l'abito non faccia riferimento all'operazione, cioè all'atto, all'operatività. È evidente che Tommaso sostiene il contrario, l'abito fa riferimento all'operatività, se no non è abito. E infatti, riprendendo Sant'Agostino, scrive: l'abito è un mezzo col quale si agisce, naturalmente quando è necessario. Possiedo l'abito. In atto. Poi questa mia qualità si esplicita ogni qualvolta si renda necessario. E Averroè afferma: l'abito è un mezzo col quale uno agisce quando vuole. Naturalmente non siamo sempre, se uno è falegname, un ottimo falegname, non è che sia continuamente lì ad esercitare il ruolo di falegname. Lo esercita nel momento in cui lo ritiene opportuno. La sua stessa natura, a ogni abito appartiene una relazione con l'atto. Se no non è abito. Mettiamolo anche da un punto di vista molto astratto. Mario è molto prudente. Bene, ma lo deve dimostrare quotidianamente nella operatività. Altrimenti che prudenza è la sua, se rimane qualcosa di buttato lì teoricamente, impostato, ma mai concretizzato, no? L'operatività. Guardate che a questo proposito, facendo riferimento a certe osservazioni che ho proprio accolto oggi, su delle etiche, delle morali sfornate nel XX secolo, che per me sono degli intellettualismi, privi di consistenza. Perché? Ma perché rimangono sulla carta. Invece, la nostra religione, in modo particolare il cristianesimo, senza operatività non è cristianesimo. Non possiamo dirci figli di Dio se poi non operiamo del bene. Ma non soltanto senza fare il male, ma la nostra operatività è rivolta verso l'azione, altrimenti cadiamo nell'omissione. Quindi,
il vero cristiano, poi che si chiama cristiano solo per tradizione o per convenienza o per abitudine, il vero cristiano deve essere operativo. Senza le opere non è cristiano. E chi ritiene che le opere non siano importanti vuol dire che non ha capito niente del cristianesimo. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Boh, è già finito lì. Va via maledetto. Poi fame, sete, le possiamo interpretare come vogliamo, in modo letterale oppure figurato. Tuttavia. Poi citazioni se ne possono fare non finire. Per questo Aristotele, nel definire abito, l'abito afferma che è una disposizione mediante la quale uno è bene o mal disposto o in se stesso o in rapporto ad altro. In se stesso, cioè secondo la propria natura. O in rapporto ad altro, Tommaso dice in riferimento al fine. Io in rapporto ad altro. Potrei anche intenderlo in rapporto ad altra persona, ad altra cosa. Ecco perché giustamente Aristotele pone l'abito anche sotto la categoria di relazione. Perché viene mal disposto o in se stesso, secondo la propria natura, ma secondo la propria natura vuol dire puntare verso quel fine che la natura mi propone come essenziale, mentre in rapporto ad altro, volendo, si può anche interpretare così come dice Tommaso, ma secondo me potrebbe anche essere interpretato nel rapporto sempre a qualche cosa che sta al di fuori di noi e che diventa un percorso necessario per realizzare la propria natura e per raggiungere quindi il fine che la nostra natura ha stampato indelebilmente in sé. È evidente che la natura ha ragione di una facoltà e di essere essenzialmente un principio operativo. Perciò tutti gli abiti che risiedono in qualche facoltà dicono in modo eminente ordine all'operazione, cioè fanno riferimento all'operazione, in modo eminente, non è un effetto secondario, è in modo eminente, senza operazione non c'è abito. Vediamo qualche obiezione, ogni essere agisce in quanto è in atto. Ora il filosofo insegna che quando uno ha acquistato un abito scientifico, anche allora è in potenza, sebbene in maniera diversa da come lo era prima di apprendere. La risposta è: l'abito è un atto in quanto è una qualità. Se uno è uno scienziato, questa è una qualità in atto. Altrimenti gli accidenti, come mai potrebbero essere espressione della sostanza? Ma in rapporto all'operazione di potenza è evidente poi che questa qualità importante, sono scienziato, la tengo lì nel cassetto, perché se sto mangiando, se mi sto divertendo, se sto passeggiando, magari passeggiando posso anche fare riferimento, c'è chi vive esclusivamente un abito così radicato che anche quando si rivolge a azioni essenziali, ce l'ha sempre in testa, ma non è detto che per tutti sia così. Non parliamo dello scienziato, parliamo del falegname, no? Se sta con i propri figli, se gioca con i propri figli, se sta con la propria moglie, non è che debba pensare sempre e soltanto. Perciò abbiamo in atto una qualità però che in rispetto all'operatività o un'operazione specifica è in potenza. Infatti, come Aristotele insegna, l'abito è l'atto primo, l'operazione è l'atto secondo. Due, no, tre. Talora si dice abito anche la salute, così pure la macilenza e la bellezza, ma codeste cose non dicono ordine a un atto, e no,
danno ordinato, perché se io non ho la salute, qualcuno delle mie membra non sono funzionante, e se non sono funzionanti non possono essere operative. Il filosofo afferma che l'uomo o un membro è sano quando può compiere gli atti di chi è sano. Lo stesso si dica delle altre cose ricordate. Quindi la salute oppure la malattia, anche queste vengono predicate come abito in riferimento alla loro operatività. Quindi c'è sempre di mezzo l'operatività, anche per l'abito che abbiamo detto può essere predicato in riferimento alla malattia o alla sanità. Andiamo all'ultimo, che è il 4. Ma dopo aver parlato forse troppo a lungo di abiti, ma ci chiediamo, ma sono così necessari questi abiti? Come insegna Aristotele, gli abiti sono delle perfezioni. Ma la perfezione è la cosa più necessaria, avendo essa natura di fine, altrimenti manca il fine. Vedete, proprio perché le ultime espressioni di filosofia hanno spesso annullato il fine delle operazioni, e in modo particolare dell'opera dell'uomo. Perché le scienze e la matematica non parlano di fine? La vita dell'uomo è diventata un non senso. E noi abbiamo visto che il non senso può solamente suscitare dei desideri che poi non possono soddisfare. E sopraggiunge la tristezza, la disperazione, e la disperazione può arrivare fino alla depressione e alla morte. Ne abbiamo parlato a lungo. Ora, non valutare l'importanza dell'abito e fare sempre soltanto dei discorsi astratti o di carattere storico, linguistico, matematico, vuol dire non dare nessun significato alla vita, ma in modo particolare destinare i nostri giovani alla disperazione e alla solitudine, oppure a quei divertimenti che ubriacano per poter dimenticare la triste condizione dell'uomo. È il male di oggi. E sembra che molte correnti filosofiche, che poi sanno di nulla perché non hanno un sistema, non hanno nulla, sono dei piccoli aborti, non hanno dietro un sistema quale può avere la filosofia di Spinoza, di Cartesio, di Hegel, di Kant, di ma che cosa, di Aristotele, di Platone, di Plotino, di Tommaso, insomma, sono delle filosofie che si rifanno soltanto al passato. Quando sono un po' serie, sono neo, ne abbiamo detto tante volte, neotomismo, neomarxismo, neopositivismo, neoilluminismo, neo, nuovo, nuovo. Oppure, se si forna qualcosa di alternativo, è sempre per percorrere una via di disfattismo e di vuoto assoluto. Gli abiti invece sono importanti, perché implicano un fine e danno un senso alla vita. Come abbiamo già notato, l'abito implica una disposizione buona o cattiva in ordine alla natura di un dato essere e alla sua operazione, al suo fine, buona o cattiva. L'abito può anche essere un ragazzo che è drogato e non riesce a tirarsi fuori dalla droga, è indubbiamente un abito cattivo. E ben difficilmente. Oggi ci sono questi abiti, ed è lo stesso Stato che ce li alimenta. Il gioco. Ma quanti vecchi si rovinano per il gioco che ormai è alla portata di tutti, è sotto casa, dal tabacchino o in linea. Ma poi non riprendiamo sempre gli stessi argomenti. Noi dobbiamo trovare degli abiti che sono conformi alla nostra natura e al fine
che la nostra natura, cui la nostra natura aspira. Perché una cosa richiede di essere predisposta in rapporto ad un'altra, si richiedono tre condizioni. Primo, che la cosa alla quale riceve la disposizione sia diversa da quella a cui viene disposta. È evidente. Se io ho una disposizione, un abito, abbiamo detto, di scienziato, è evidente che questo abito mi mette nella condizione di operare e di raggiungere qualche cosa. È in atto, abbiamo detto, è in atto questa qualità, però potenzialmente, come atto secondo, deve agire. Quindi il soggetto è fatto di atto e di potenza. È evidente che se non c'è questo rapporto di atto e di potenza non ci può essere l'abito, ad esempio in Dio, perché in Dio non esiste la potenza. Non esiste qualcosa su cui potenzialmente può operare. Quindi ci deve essere una distinzione ben precisa da parte di chi riceve la disposizione di quella cosa su cui la disposizione deve agire. Secondo, si richiede che quanto è in potenza rispetto all'atto termine, scusate, rispetto all'altro termine, possa essere determinato in più modi, perché se la pietra che cade per forza di gravità per terra e cadrà sempre in questa direzione, noi definiamo questo movimento, questa tendenza, questa propensione, un abito, sbagliamo. L'abito deve trovarsi nella possibilità di fare delle scelte. La pietra finisce per terra perché così è destinata per natura. Quindi non possiamo parlare di un abito in riferimento alle cose inanimate. Perciò se la potenza di una cosa è ristretta ad un unico termine, non potrà aver luogo in essa la disposizione o abito. La pietra più che andare in basso, questo non è abito. Poiché codesto soggetto ha dalla natura il debito orientamento verso tale atto. Non ci sono scelte, non c'è possibilità di scelte. Invece per l'abito ci devono essere varie possibilità, varie strade da percorrere. Terzo, si richiede che concorrano più elementi a disporre il soggetto verso uno dei termini ai quali è in potenza. Quindi io devo avere vari termini, ma anche devo avere anche vari strumenti. Altrimenti le qualità che appartengono in una sola maniera determinata alla loro natura non si possono denominare disposizioni e abiti, ma qualità semplici. Mario è di colore bianco. Sono qualità semplici. Capite la differenza? Non è perché io sono di colore bianco che posso fare delle scelte operative. Un conto invece dire Mario è un idraulico, Mario è uno scienziato. Ecco allora che se è un idraulico e uno scienziato può scegliere modi differenti di azioni e anche elementi e strumenti differenti per raggiungere determinate operazioni e determinati obiettivi. Invece denominiamo disposizioni o abiti cose che implicano una proporzione di più elementi i quali si possono contemperare in vari modi. Ora, essendo molti gli esseri la cui natura ed operazione esigono il concorso di molti elementi che in più modi possono contemperarsi, bisogna ammettere la necessità degli abiti. Necessità degli abiti. Queste sono le condizioni. Vediamo a conclusione. Gli esseri, dice nell'obiezione, sono disposti bene o male dalla loro forma. Infatti, in forza della sua forma, la cosa è bene ed è ente. Dunque, non c'è nessun bisogno di abiti. Ma questo fa riferimento alla materia, no? Ma
ma un animale. Ma là dove c'è un'anima libera, che può scegliere vari modi, vari percorsi e utilizzare strumenti differenti, l'abito è essenziale. E infatti le risposte sono queste, con questo concludiamo. Se si tratta di una forma, la quale come l'anima può operare in più modi, è necessario che riceva dagli abiti una disposizione ad operare mediante certi abiti. Talora la potenza fa riferimento a più cose e quindi è necessario che venga determinata in un dato modo. Per questo le potenze naturali non compiono le loro operazioni con l'aiuto degli abiti, poiché per se stesse sono determinate ad un unico atto. No? Il fuoco, a meno che sia mosso dal vento, sale sempre in su, la pietra cade sempre in giù, l'acqua si insinua e si muove ovunque c'è un passaggio. Mi pare che questa cosa sia evidente: l'uccello vola, il pesce nuota, lì non si scappa. Queste non sono possibilità di scelte, non ci sono modi differenti, non ci sono strumenti differenti.